We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ciao a tutti, oggi facciamo insieme una ricetta ma in realtà prepariamo dei regali per i nostri amici per le feste di Natale. Eccole qua sono delle verdure in agrodolce, la giardiniera di verdure fatta in casa. La ricetta ve l'ha insegnata una mia amica Arianna un paio d'anni fa, io da allora le faccio sempre, vi assicuro, è semplice come ricetta da fare in casa. Sono molto molto buone e saranno un regalo molto molto apprezzato. Vediamo insieme come si preparano. Veniamo alla lista degli ingredienti per fare la giardiniera. Diciamo che le verdure saranno quelle che preferite voi, ma indubbiamente le più adatte sono il cavolfiore bianco, le carote, i finocchi, le cipolline fresche, i fagiolini, le zucchine i peperoni rossi, verdi e gialli e il sedano. La ricetta è semplice. Per ogni chilogrammo di verdure che avrete ben pulito e tagliato a pezzetti, dovete mettere un bicchiere di vino bianco, un bicchiere di aceto bianco, un bicchiere di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di sale fino e un cucchiaio di zucchero. Tutti sappiamo che quando si fanno delle conserve, la cosa più importante da cui partire è la sterilizzazione dei vasetti di vetro. Ora ci sono tantissime tecniche su internet. Io uso quella davvero tradizionale che si è sempre usata a casa mia, che è la bollitura dei barattoli. Io dopo averli lavati bene li faccio bollire per circa 40 minuti. Gli ultimi dieci minuti aggiungo anche le capsule e i coperchi che ogni anno acquisto nuovi. Questa è la mia sterilizzazione, ma vi ripeto su internet trovate tantissime maniere per farlo sempre in maniera corretta. Ora iniziamo, armate di pazienza, a fare tutto il lavoro di pulizia delle verdure. Le verdure, io quando faccio questa preparazione, le verdure sto molto attenta ad acquistarle. Se riesco da un contadino, che siano il più possibile eh, sane, biologiche, insomma. Chiaramente andremo a fare una conserva che durerà nel tempo e che poi l'intenzione è anche quella di regalarla agli amici. Quindi si cerca dove è possibile di trovare il meglio che si trova, ma questo immagino che oramai eh, lo facciamo tutti. Ci facciamo tutti tanta attenzione, soprattutto quando appunto sono cose che devono durare nel tempo. Ho tagliato il cavolfiore, l'ho pulito e ho lasciato tutte le cimette piccole. Dopo il cavolfiore iniziamo eh, con i peperoni che naturalmente io prima non ve l'ho fatto vedere, ho lavato tutto bene sul lavandino. Infatti inizialmente eh, taglio le verdure con un colapasta, poi quando sono perfettamente scolate le vado a mettere man mano in un recipiente bello grande. Tagliati i peperoni, naturalmente levati tutti i semi, andiamo a tagliare anche i fagiolini che ci stanno benissimo, sono un po' lunghi da pulire, ma ci stanno benissimo. E andiamo avanti con altra verdura fin quando veramente eh, il nostro recipiente diventerà pieno pieno, così questo lavoro che è grande, mi rendo conto, lo facciamo una volta e durerà qualche mese questa quest'ottima ottima conserva, mettiamo anche il cuore di un sedano. Chiaramente, levate tutti i filamenti e lo fate a tocchetti. Ci sta benissimo perché alla fine darà anche quella nota un pochino di verdura croccante dentro la giardiniera che ci sta benissimo. Poi, prendiamo delle, delle zucchine, le zucchine, mi raccomando, eh, abbastanza piccole. Cioè, Cercate di scegliere zucchine piccole, altrimenti avete tutta quella parte bianca che diventerà un po' troppo morbida. Poi mettiamo i finocchi. I finocchi ehm, ci stanno anche questi benissimo, le, le parti più esterne le facciamo a tocchetti, mentre quando arriviamo proprio all'interno del finocchio, al cuore, è molto carino anche come risultato estetico finale. Lasciarlo a spicchietti che si vedrà dai barattoli, davvero è, è anche questa una nota un po' croccante. E poi mettiamo naturalmente la carota. Le carote, queste oggi si trovano anche colorate, ma io preferisco sempre quelle arancioni classiche. Ora mi rimangono solo le cipolle da pulire, ho trovato queste cipolline fresche, bianche, sono freschissime, però devo ammettere non sono proprio quelle che cercavo io, io cercavo tipo le borrettane, le cipolline piccole, quelle proprio perfette da, da conserva, ma vanno benissimo, anche queste è sempre meglio che non metterle perché danno una nota indispensabile per il risultato finale. A questo punto andiamo a pesare tutta la verdura bella pulita, quindi ehm, ci spostiamo magari, fate come me con un'altra ciotola, mettete la tara a zero della, della vostra bilancia e così otterrete il peso esatto delle verdure che abbiamo pulito. Ci serve questo dato per calcolare il condimento della marinatura. Ora, come vi dicevo prima nella descrizione degli ingredienti, è un bicchiere di vino, di aceto, di olio extravergine, di oliva e poi un cucchiaio di sale e di zucchero per ogni chilo di verdura pulita. Quindi se voi avete adesso per ipotesi 5 chili di verdure pulite, dovete mettere 5 bicchieri di vino, 5 bicchieri di aceto, 5 bicchieri di olio extravergine e di oliva, 5 cucchiai di sale fino e 5 cucchiai di zucchero. Questo. Ecco perché vi dicevo prendete un recipiente molto capace, perché chiaramente immagino che starete lavorando su grosse quantità come sto facendo io. Voi vi preparate tutto, mettete tutto insieme, a questo punto eh, avete visto, aggiungiamo... I liquidi, aggiungiamo lo zucchero, e il sale di nuovo, ve lo ripeto. Mischiate bene tutto in modo che si insaporisca con questa marinatura, con questa quasi salamoia. E lasciate coperto per 24 ore. Lo mettete su un punto di casa dove nessuno ve lo tocca. Lo lasciate coperto, arriverà un profumo buonissimo. Deve riposare 24 ore esatte. Ora sono trascorse queste 24 ore di marinatura, quindi siamo al giorno dopo. Ci sistemiamo su un piano da lavoro bello comodo. Avete visto io tutti i miei barattoli che ho messo ad asciugare chiaramente dopo la bollitura, coperti con una tovaglia ben pulita. Mi raccomando, eh, quando facciamo queste cose in casa, dobbiamo fare molta attenzione alla pulizia un po' di tutto, chiaramente perché stiamo facendo delle conserve. Prendiamo a questo punto i vasetti e i coperchi che sono perfettamente asciutti e puliti e li riempiamo con le verdure che vedete a questo punto hanno mh, rilasciato molto liquido. Quindi le troverete in un bagnetto di appunto, aceto, vino, olio e acqua proprio di vegetazione. Dovete eh, procedere così. Magari inizialmente riempite i vasetti non proprio fino all'orlo, mi raccomando, lasciate circa un paio di centimetri. Poi andate a rimboccare ogni vasetto con il liquido che vedrete sicuramente vi avanzerà nel recipiente delle verdure. E dovete fare attenzione che su ogni vasetto ci sia eh, un filo di olio in alto. Se mai andate con la bottiglia dell'olio extravergine a rimboccare giusto alla fine tutti i vasetti, ma adesso vediamo come si riempiono. Sto mostrando l'invasamento così nel dettaglio perché quando uno fa le conserve in casa per la prima volta può avere molti dubbi anche su cose che magari sembrano banali, ma non avendole mai fatte, ad un certo punto Possono sorgere appunto dei dubbi se uno sta facendo bene o no. Quindi vi faccio vedere come faccio io, molto modestamente. Avete visto con la forchetta, tra l'altro, a un certo punto schiacciamo giù le verdure. Questo serve sia per pressare le verdure che. Eh, è sempre una cosa buona nelle conserve ma poi fa affiorare in alto delle bollicine d'aria che possono essersi formate nel riempire il barattolo e comunque qualche bollicina d'aria normale non vi fate prendere da particolari preoccupazioni anche perché noi andremo chiaramente a bollire il prodotto quindi si conserverà sicuro a lungo poi andiamo a chiudere con i vari coperchi Diversi barattoli possono avere diversi coperchi, anche qui fate attenzione, ogni barattolo ha il suo coperchio, stringete bene, se non riuscite da soli non avete molta forza, a questo punto fate intervenire un marito, qualcuno più forte di voi, fate stringere bene e poi abbiamo in un attimo, vedrete, tutti i nostri barattoli pronti per andare in bollitura. Chi sta guardando questo video oggi mi rendo conto, l'ho costretto a passare molto tempo con me nella mia cucina, però sono anche contenta che vi ho rubato del tempo, ma vi sto mostrando davvero tutto, tutto, tutto come si fa. Non sto prendendo delle scorciatoie perché altrimenti certo uno adesso dice poi si fanno bollire i barattoli e ha finito. In realtà ci sono molte cose anche nella bollitura, come ad esempio... Quando usate un, un pen, una pentola così grande, perché magari con una bollita fate tanti barattoli insieme, per riempirla vi consiglio di riempirla poi successivamente con un pentolino più piccolo, perché altrimenti pesa tanto e non ci riuscite. Poi un altro trucchetto da utilizzare è quello di mettere degli strofinacci tra i barattoli, in modo che quando inizierà la bollitura non urtino uno con l'altro. Con il sobbollire dell'acqua perché si rischia magari che qualcuno si possa rompere. Poi accendete il fuoco, accendete il fuoco, quindi siamo partiti con l'acqua fredda. Naturalmente accendete il fuoco e quando inizia il bollore dovete calcolare 10 minuti, 10 minuti da quando vedete quelle bollicine. Dopodiché sono pronti, si tirano fuori i vasetti. Anche questa è un'operazione da fare un po' con attenzione perché sono molto bollenti. Mi raccomando, preparatevi degli strofinacci pesanti in modo che non li toccate mai con le mani e li mettete rovesciati su una tovaglia, su un piano, li mettete rovesciati fino al giorno dopo, non li toccate, li fate completamente raffreddare. Il risultato di questo lavoro, vi assicuro, vi ripagherà tantissimo della fatica che abbiamo fatto, del disordine che abbiamo creato in casa, perché quando avrete tutti i barattoli pronti uno vicino all'altro, sono davvero uno spettacolo. E poi, secondo me, se vi organizzate adesso, è rimasto il tempo perfetto, i giorni perfetti per farli, pronti per regalarli sotto le feste di Natale perché considerate che questi si iniziano a consumare più o meno dopo 15-20 giorni che sono stati invasati per averli nella condizione ottimale ma poi vi confesso che a casa mia si mangiano già dalla prima sera perché già il profumo che uno ha sopportato senza assaggiare niente per un paio di giorni uno ha proprio voglia di sentire come sono venuti sono buonissimi tutti i vostri amici che li riceveranno per regalo vi faranno tantissimi complimenti. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi ringrazio tantissimo per essere stati con me in questo video così lungo oggi. Arrivederci alla prossima.